coach Gianluca Graziosi, altra partita importante per Emmavillas Siena sabato alle ore 19 al Pala Parente di Santa Croce contro Ravenna, che è una delle pretendenti alla vittoria finale. Nel recupero contro Portoviro hanno appena perso per 3-0. Allora coach, cosa si aspetta da questa partita? Cosa si aspetta da Ravenna, una delle squadre più forti della Serie A2? Il pericolo è proprio la partita di ieri. Nel senso che è una squadra giovanissima, non giovane, addirittura giovanissima, e come ben sappiamo i ragazzi giovani, no, alternano prestazioni incredibili sia dal lato positivo che prestazioni meno positive come quella che gli è capitata ieri sera. Quindi mi aspetto una battaglia vera, una squadra che vorrà subito rifarsi. E onestamente, sai, i giovani sono abbastanza imprevedibili, sta a noi soprattutto magari inizio partita, nelle prime fasi, far capire che siamo sul pezzo. Emmavillas Siena sta vivendo un buonissimo momento, ha vinto a Brescia in un campo difficilissimo, tradizionalmente ostico per Siena, che lì non ha vinto quasi mai, ha guadagnato anche una posizione in classifica seconda con 5 vittorie in 6 partite. Qual è il giudizio del coach sul momento complessivo della squadra? Ma la cosa più interessante è che Brescia ha allestito un roster di primo ordine, credo che sia uno dei migliori della Serie A2, quindi vincere in casa loro per 3-2 vuol dire aver fatto una partita importante dal punto di vista tecnico e tattico, e questa è la cosa più importante. Poi logicamente la classifica adesso è ancora presto per guardarla, logicamente la pallavolo è uno sport da playoff, e quindi la cosa più importante, più interessante adesso è giocare bene e crescere nelle nostre prestazioni. Poi, logicamente, la classifica sarà una conseguenza. Prosegui la preparazione del gruppo. Che idea si è fatto, coach Graziosi, di questo gruppo di giocatori e di ragazzi che, insomma, si stanno impegnando tanto sin dall'inizio della preparazione estiva? Insomma, ormai è passato un po' di tempo. Come li vede, coach Graziosi, questi ragazzi? Guarda, ti dico solo una cosa, non vedo l'ora che arriva l'orario dell'allenamento per stare con questi ragazzi. Credo che ti ho detto tutto, nel senso che è un piacere allenarli, è un piacere vivere gran parte della giornata con loro, perché è motivante, sono ragazzi che seguono, hanno fame, e ti dico, la cosa più bella è alzarsi al mattino e non veder l'ora di venire in palestra.